la borsa di strumenti musicali, sono Stefano e oggi vi presento la nuova serie American Professional di Fender. Dopo 30 anni della iconica serie American Standard, Fender esce con questo nuovo prodotto che sostituisce l'American Standard, uscita nell'87 e uscita di produzione nel gennaio del 2017 di quest'anno, e ci presenta una serie di strumenti con caratteristiche un po' diverse, con miglioramenti e differenze direi molto interessanti. L'American Professional, in particolar modo oggi vediamo le Stratocaster, hanno alcune cose di particolare interesse. Una di queste è per esempio la presenza sulla tastiera di tasti definiti narrow tone, cioè leggermente più sottili e un pochino più alti dell'American Standard, della vecchia serie American Standard, feeling quindi un pochino diverso, un po' diverso sotto le dita, sensazione anche di minore tensione dello strumento e una sezione del manico completamente rivisitata che si chiama Deep Sea, da non confondere con gli shape della tastiera compound. Il Deep Sea è proprio una sezione del manico, per cui abbiamo una C leggermente più stretta nella sezione del capotasto e una sezione C leggermente più larga nella parte un pochino più acuta della tastiera. Questo per consentire una posizione più ergonomica, diciamo, più comoda per tutti i chitarristi che quando arrivano in questo punto della tastiera pongono il pollice. Dal punto di vista dell'elettronica e dei pick-up, nuovi pick-up V-Mod con miscele di alnico diverse per compensare il suono di ogni corda suona a suo modo e quindi Fender ha pensato di creare miscele appunto che siano adatte ad ogni tipo di timbro. In più, all'interno dello strumento c'è un nuovo circuito che si chiama Treble Bleed che consente di avere e di mantenere, ecco, soprattutto le frequenze medio-alte anche quando abbassiamo il volume dello strumento senza perdere quella brillantezza e quella chiarezza tipica delle Fender. Il ponte, anche lui, leggermente rivisitato e corretto. Adesso io qua non ho con me la leva, però la grande differenza è che non abbiamo più la vite per innestare la leva, ma abbiamo l'incastro. Questo ci consente di avere meno quei fastidiosi giochi tipici della leva vite e avere una stabilità maggiore, poter utilizzare il tremolo in maniera un pochino più serena e più equilibrata. Direi che è tutto, forse ecco un'altra piccola cosa che andrebbe detta è la presenza di un nuovo case un pochino più bello rispetto al vecchio case in dotazione con l'American Standard e niente, tutto qua, io vi aspetto in negozio per provare le nuove American Professional, vi faccio presente che American Professional è una serie che riguarda tutta la gamma dei prodotti standard Fender, quindi Stratocaster, Telecaster, Jaguar, Jazzmaster, alcuni modelli nuovi, quindi per esempio la presenza nel catalogo di una Stratocaster con due humbucking, quindi alcune novità interessanti, particolari. Siamo qui da Borsari, vi aspettiamo per provare queste chitarre nuove. Grazie mille e buona giornata a tutti.